Claudio, una grande carriera fra cinema, televisione e teatro. Quali sono i momenti a cui sei più affezionato? Negli inizi, primo decennio, solo teatro, col teatro dell'Elfo sostanzialmente, Salvatore, De Capitani, grandi spettacoli, con dei compagni di viaggio, Paolo Rossi, Gigio Alberti, Antonio Catania, Silvio Orlando, cioè, siamo rimasti ancora amici oggi da quello spettacolo che fu Comedians, uno in particolare. E poi, beh, tantissime, parlando di televisione, beh, tra i Zelig, tutti Gino, Michele, Giancarlo Boss, gli autori, i comici, quindi, che lì siamo rimasti sempre amici. La cosa bella di questo mestiere è che alcuni dicono ci sono invidie, sì, ci saranno anche quelle, no? Cioè, competizioni, per carità. Io devo dire, nella mia carriera ho trovato solo grandi, grandi amicizie. Appunto, citavo adesso Zeli, mi viene in mente tutti i comici, magari in modo discontinuo, non è che io veda Cevoli tutti i giorni o Paolo Migone, però 2 o 3 volte all'anno ci vediamo, ci mandiamo messaggini, video, cose, ed è piacevole, diciamo, come citavo prima quelli del Teatro dell'Elfo, i Comedians. E al cinema, anche lì, il cinema è ancora, stavo dicendo peggio, peggio nel senso di peggio come perché sono delle vite intensissime per 8 settimane almeno, se uno non collabora anche la sceneggiatura, diciamo che solo di shooting, quando si gira un film, sono in Italia 7, adesso sempre un po' meno, però diciamo 7-8 settimane, un paio di mesi. Ai tempi nostri, quando facevamo appunto Puerto Escondido, un Mediterraneo, si partiva, si andava anche in luoghi belli, altrove, erano sempre appunto un paio di mesi. In questi 2 mesi si vive, è una cosa totalizzante, si vive 24 ore, perché il lavoro dura 10 ore più 2 di straordinari, più quando si arriva, poi si arriva in albergo, si mangia insieme, poi si parla del giorno dopo, cioè è il giorno di pausa, cosa fai domani, ci vediamo, ci si vede, quindi è una cosa di un'intensità mostruosa e poi paf, improvvisamente magari ci si rivede alla promozione del film quando esce, e quindi è strano, strano. Però anche lì, devo dire, ho avuto la fortuna di fare cose, fortuna di fare cose fortunate. Venute al sud una per tutte, come botteghino, intendiamoci, poi come riconoscimenti, Mediterraneo, eccetera. Insomma, fu un film bello, fatto anche quasi sempre, e con anche lì un cast, gente, colleghi con i quali siamo rimasti in contatto, sia anni ci sentiamo anche lì spesso, quindi poi facendo anche strade diverse, è giusto che ognuno prenda le proprie strade, però insomma è una bella comunità, un carrozzone andante che ogni tanto qualcuno scende, qualcuno sale, ma in questi 40 anni di carriera ho avuto più gente che è salita che gente è scesa, e quelli che sono scesi poi sono risaliti. Hai citato un film che noi di Otford amiamo molto, che è Puerto Escondido, che quest'anno compie 30 anni. Che ricordi hai di quel film? Eccezionale, è stato forse, sì, non era il primo, ma uno dei primi che facevo, quantomeno da protagonista, perché anche Mediterraneo era un film molto corale, quindi ero protetto da Mantuano, Cederna, Bigagli, insomma, tutta la troupe. Lì ero un po' più scoperto, eravamo io, Diego, Lagolino e pochi altri, insomma, questi erano, quindi la mia faccia sul manifesto. Veramente c'era anche sul manifesto il Mediterraneo, la mia faccia, ma insomma, comunque, anzi, no, la mia schiena, perché ero di schiena che lanciavo le lettere, quindi il Mediterraneo, invece lì ero di faccia, delle basette, mi ricordo. No, ricordo bellissimo, intanto, come citavo prima, i luoghi, Gabriele, ai quei tempi, penso ancora oggi, ma a quei tempi di più si osava di più, io mi ricordo lui con Diego in particolare andava a fare i sopralluoghi per il prossimo per il film successivo, e una delle prime cose andavano a guardare le location, cioè, nel senso, i luoghi, cioè proprio i luoghi belli, vedi il Messico di Puerto Escondido, per esempio, tratto dal bellissimo romanzo di Cacucci, ma ispirato da quello, poi no, dei ricordi bellissimi. Adesso sto per dire una vacanza, forse è esagerato dire una vacanza perché poi si lavora davvero, però anzi, a me piace molto viaggiare. Quello è stato un modo di viaggiare intelligente, cioè lavorando, quindi ho conosciuto della gente. Poi ho avuto anche l'ulteriore fortuna, tutti noi l'abbiamo avuto, ma io l'ho sfruttata forse meglio di altri. Forse non tutti sanno che mentre giravamo Puerto Escondido ci furono gli Oscar a Hollywood ed era candidato Mediterraneo quando lo vinse. Noi proprio stavamo girando in Messico. Il produttore, Maurizio Totti, interruppe la lavorazione, cosa che non si fa mai, è una cosa costosa, faticosa, però capivamo tutti che ne valeva la pena,
anche se scaramanticamente non pensavamo che avremmo vinto, c'erano lanterne rosse. Comunque non si può non andare, almeno Gabriele Salvatore non poteva non andare a Hollywood per la premiazione, quindi interruppe per 10 giorni, mi sembra, per permettere a Gabriele e chi voleva di andare. Qualcuno scelse di andare, altri, tra cui me e non solo, c'era un'altra gente molto simpatica, affittammo un pulmino e andammo a visitare a sud del Messico. Eravamo appunto a Oaxaca, in quel periodo, bellissima cittadina. Siamo andati invece nel Chiapas. Quindi ho un ricordo, quando parlo di quel film, io ho un ricordo, per quello che l'ho confuso con le vacanze, perché quelli 10 giorni, e poi siamo andati in un alberghetto a vedere la sera della premiazione dell'Oscar, un po' ubriachi, a stappare bottiglie, abbiamo poi vinciamo, non c'erano i telefonini ancora, i telefoni non funzionavano in Italia, alcuni che hanno fatto Mediterraneo, perché non tutti facevano Aperto e Scondido, tipo Gigio Alberto, Antonio Catania erano in televisione a Milano a commentare, quelli a Hollywood, Gabriele, Diego, anche lui era andato, io ero uno dei pochi che ha fatto sia Mediterraneo che Puerto, che ero nel Chiapas, nella foresta La Candona, bellissimo, bellissimo. Posso chiederti artisticamente chi sono i tuoi miti? Parto come filmografia, come genere, come cose che anche fa film non tutti riusciti, ma anche quelli non riusciti io riesco a trovarci sempre un motivo di gioia, è Woody Allen. Quindi non tanto come attore, anche se devo dire ai tempi suoi la sua recitazione balbettante ha fatto scuola anche per me in qualche modo. No, lui, la sua intelligenza, la sua arcuzia, come sceneggiatore soprattutto, come regista numero uno. Come attori, poi mi piacciono quelli che ti stupiscono un pochino, che non ti aspetti... per esempio Jacqueline Phoenix che fa Joker in quel modo, che dimagrisce per fare altro film, cioè questi anche se per noi italiani fare quel tipo di cose è un po' lontano, insomma, alla Strasberg, all'americana, però proprio per questo, perché sono un po' lontani da noi, mi affascinano. E poi invece mi affascinano i nostri italiani, i nostri Tognazzi, Gassman, Sordi, Manfredi, cioè i nostri, devo dire, la scuola italiana con tutta la, permettetemi, odio questo gesto, ma una volta fatemelo fare, la cialtronaggine, tra virgolette, di noi italiani, di loro italiani, è magistrale.